Non so come iniziare. Tu hai capito che io voglio rimanere qui a Los Angeles? No. Questo non è un modo costruttivo per iniziare. Non lo capisco. Tu ti ricordi di avermi promesso che avremmo trascorso del tempo qui? Sì, ne avevamo parlato. Eravamo sposati, abbiamo parlato di tante cose. Avevamo anche parlato di trasferirci in Europa, di comprare quella credenza o dispensa, come la chiami tu, per riempire il buco dietro l'armadio o dietro il divano, ma non abbiamo fatto niente di tutto ciò. Hai anche rifiutato quella residenza al Geffen che ci avrebbe portato qui. Non la volevo. Noi avevamo una grande compagnia teatrale, una vita fantastica lì dove eravamo. Tu lo chiameresti una vita fantastica? Dai, andiamo, lo sai che cosa intendo. Io che scopro che tu ti scopi in Marianne. Non fingere di non essere in grado di tradire. Anche tu hai lasciato ben per me. Quello che voglio dire, ok, forse non avevamo un matrimonio perfetto, ma la nostra vita a Brooklyn, professionalmente, non lo so, onestamente non ho mai pensato niente di diverso. Ma questo è il problema. Ero tua moglie. Avresti dovuto interessarti anche della mia di felicità. Andiamo, tu eri felice solo adesso che hai deciso di non esserlo più. Senti, io lavoro qui. La mia famiglia è qui. Ok. E io ho consentito che Henry iniziasse la scuola qui perché il tuo pilot è diventato una serie. Ma sarebbe dovuto tornare a New York una volta finite le riprese. Tesoro, questo non l'abbiamo mai detto. Sì, che l'abbiamo detto. Forse è stata una tua supposizione, ma questo... No. Non l'abbiamo mai detto espressamente. Lo abbiamo detto. Quando lo abbiamo detto? Non lo so, ma l'abbiamo detto. Il fatto è che tu non riesci a desiderare cose diverse da quelle che vuoi tu. A meno che non ti vengano imposte. Ok, forse non avresti mai voluto sposarmi. Forse non avresti voluto avere questa vita, ma è questa quella che hai. Che facciamo? Non lo so. Nora dice che non si torna indietro da questo. Fanculo, Nora. Quella cazzo di Nora che dice che sono sempre stato a Los Angeles quando non ci sono mai stato. Perché gli hai fatto dire quelle cose su di me? Anche Jay le ha dette su di me. Siamo entrambi d'accordo che entrambi i nostri avvocati hanno detto cose di merda su entrambi. Sì, Nora era peggio. Jay mi ha dato dell'alcolizzata. Tu mi stai togliendo la terra da sotto i piedi. Mi stai facendo vivere un inferno. Tu mi hai fatto passare l'inferno durante il matrimonio.